Si inaugura a Messina, con un discorso del provveditore agli studi della provincia, un moderno e razionale centro ricreativo ed educativo, sorto mercé la fattiva collaborazione del patronato scolastico cittadino e della statunitense amministrazione delle attività assistenziali italiane e internazionali. Qui si tende ad individuare e sviluppare nei piccoli ospiti le attitudini e le capacità personali. Nei lindi e luminosi ambienti del centro vengono accolti oltre 100 bambini delle classi meno abbienti. Mediante tali iniziative la Sicilia si preoccupa di vigilare sui suoi figli fin dalla prima infanzia perché il loro avvenire si maturi sotto i segni della dignità umana e del comune benessere.